Ciao ragazze, prima di iniziare il tutorial ci tenevo a dirvi che questo video è in collaborazione con Katie, che è una ragazza che mi segue e io ho accettato volentieri di fare questa collaborazione. Trovate il video di Katie nell'info box e anche a fine del mio tutorial. Io vi mando un grosso bacio e vi lascio il tutorial. Andando a realizzare una base cremosa per rendere gli ombretti molto più intensi. Vado ad utilizzare per l'angolo esterno la pastello Enigma. Nella parte centrale della palpebra mobile applico il 24 ore waterproof e shadow pencil della Deborah Milano, il numero 06. Sempre della stessa linea, però nell'angolo interno, applico il mattitone numero 07. Vado adesso ad applicare questo bellissimo ombretto della Pupa Vamp numero 300 sulla matita precedentemente applicata nell'angolo esterno. Successivamente la sfumo al meglio nella mia piega e verso l'esterno. Sopra il matitone viola vado ad applicare l'ombretto Magenta Madness della palette della Sleek. Lo applico anche questo con lo sfumino per rendere l'ombretto molto più intenso e successivamente lo sfumo nella mia piega e sfumo i contorni per renderlo più omogeneo con l'ombretto precedentemente applicato. Nell'angolo interno applico due ombretti della palette Graphic e Shadow della collezione Sporty Chic della Pupa Milano e della palette numero 02. Nella rima interna superiore e inferiore vado ad applicare la matita nera Bombay di Nabla. Vado a sfumare la matita blu prima con l'ombretto Vamp, successivamente la sfumo ulteriormente con l'ombretto Purple Haze della palette sempre della Sleek e dopo la sfumo ulteriormente con un pochettino del Magenta Madness. Con il Pupa Eyeliner Pen vado a realizzare una linea di eyeliner. La prolungo anche nell'angolo interno per rendere il look un po' più felino. Applico poi, per rendere lo sguardo molto più intenso, delle ciglia finte. Passiamo al viso e vado a realizzare un leggero contouring utilizzando la palette Olympia della Moolah Cosmetics. Nelle zone di luce vado a stendere Eos e nelle zone di ombra vado ad utilizzare Gea. E ora un tocco di colore sul viso e utilizzo l'Extra Blush della Deborah Milano. Come potete vedere è un rosa davvero molto molto acceso, ma una volta sfumato è abbastanza delicato. Per illuminare il mio viso vado ad utilizzare l'illuminante della Moolah, in particolare la colorazione Gleam, che è quella tra tutte che più preferisco. Per concludere il look applico sulle labbra questo lip gloss di Nabla nella colorazione Kyoto. Per rendere l'effetto molto molto più naturale vado a tamponare le labbra con una velina. E niente, questo è il look finito, io spero vi piaccia, vi invito ancora a vedere il video di Katie e vi ricordo che ci vediamo venerdì col nuovo video DIY. Ciao!